Silvano Pistolesi conferma che prima di accettarlo come allievo. Anigoni voleva che andasse a studiare disegno da Nerina. Era una scuola di disciplina e di ordine mentale, quella della Nera: al mattino studio del nudo e disegno dal dalbero Un corso che doveva durare un biennio. Niente mostre, concorsi o partecipazioni a borse di studio durante questo corso e anche poche ciance. Il pomeriggio era il tempo del relax, si dipingevano ritratti, si faceva il vestito, come dicono in gergo, o più raramente paesaggi. Quasi mai natura morta, il centro dell'interesse era l'uomo. Come modelli venivano a posare i vecchietti dell'ospizio fiorentino di Monte Domini, a pochi metri da via Tripoli. Belluffi, Fila Filadelfo, simi, un uomo, un artista, Petra santa, banca di credito cooperativo della Bersidia. 1996, pagina 122. Ringrazio inoltre l'artista Silvestro Pistolesi per aver voluto condividere i ricordi degli anni di formazione nella bottega di Pietro Anigoni, ricordando anche l'anno di formazione alla scuola della Nerina. Anche la, signora Rossella Nigoni mi ha... Anche la signora Rossella Nigoni mi ha gentilmente reso partecipe, con divertenti racconti degli anni di lavoro alla scuola in via Tripoli, dove era stata mandata dal maestro quando aveva espresso il desiderio di migliorare la sua pittura amatoriale. Qui c'era un rimando, Pittori moderne della realtà, catalogo della mostra, Milano, Galleria dell'Illustrazione Italiana, 18-30 novembre 1947. 1947. Ha un buco nella gengiva che non vi dico che rottura di balle. Un'immagine chiara della desolazione che aveva lasciato la guerra, delle macerie non solo cittadine ma umane, che avevano reso trasandate e abbandonato il cuore degli uomini. Emblematica del periodo dei pittori moderni della realtà è la resurrezione di Lazzaro nel del 1946, oggi esposta ai musei vaticani. La pittura è grassa, limpida, i colori sono stesi con cura e precisione, ci rendono un'immagine. Chiara del gruppo di persone che davanti alla caverna vuota aspetta l'azione di Cristo. A suoi piedi una donna si prostra, forse Maria che nel Vangelo di Giovanni lo aveva munito in preda al dolore. Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Giovanni 11.32 il tempo è sospeso nel gesto del braccio alzato di Cristo che ha appena richiamato l'amico morto e curiosi amici delle due donne, divisi in due gruppi, aspettano intorno alla grotta il proseguo dell'azione.